Venire. La parola alla consigliere Nanni. Grazie Presidente. Dunque, il Movimento 5 Stelle Lombardia entrerà con questo intervento già nel merito dei contenuti di questo progetto di legge, dichiarando la propria contrarietà di base a progetti di legge di questo tipo, i cosiddetti progetti di legge omnibus che contengono di tutto di più su modello negativo dei decreti governativi, che attualmente vengono emanati in sede centrale presso il Parlamento. Riteniamo che alcune tematiche, per la loro sensibilità, per la loro delicatezza, perché toccano gli aspetti sociali ed economici del tessuto lombardo, vadano trattate nelle commissioni preposte, con un dibattito di respiro che possa, vedere la condivisione della più ampia, maggioranza di schieramenti politici. Questo non è avvenuto chiaramente con questo PDL, che si è dimostrato in molti articoli, che ha mostrato di trattare in molti articoli tematiche, di estremo rilievo per Regione Lombardia in maniera superficiale, frettolosa, inadeguata e spesso inopportuna. Il mio intervento è focalizzato in particolare a quello che io trovo essere l'articolo più vergognoso di tutto il progetto di legge, l'articolo 29. L'articolo che dà il via libera alla svendita del patrimonio pubblico lombardo di Aller Milano, una svendita straordinaria, come se questa regione trattasse gli alloggi, quindi le case popolari, quelle che vengono affidate alle categorie più fragili, più bisognose, come se fossero dei saldi di fine stagione. E in maniera molto affrettata, in questo articolo, ci si dimentica anche dei sacrifici fatti dai lavoratori dipendenti proprio attraverso i fondi GESCAL che andavano a finanziare il welfare abitativo, attraverso i quali molte di queste proprietà, di questo patrimonio pubblico che la maggioranza intende svendere in un progetto di legge all'interno di un articolo veloce e anche poco dibattuto in Commissione Quinta, con assoluta mancanza di rispetto appunto nei confronti dei lavoratori che in questi anni si sono sacrificati, hanno versato attraverso la tassazione dei fondi che poi hanno consentito all'azienda regionale di poter acquistare in proprietà gran parte del suo patrimonio. C'è poi un'altra osservazione di merito che vorrei fare sull'assenza di un criterio nella vendita di questi alloggi. Si fa riferimento, per esempio, alla tipologia dei condomini misti in cui Aller ha la quota di minoranza. Ecco, assunto il fatto che effettivamente la gestione all'interno dei condomini misti comporti degli oneri a carico di Aller che sarebbe meglio alleggerire, è anche vero che la tematica dei condomini misti non è prerogativa dell'Aler di Milano, ma di tutte le Aler lombarde, per cui non si capisce perché si prenda un provvedimento per la svendita di questi alloggi per la sola Aler Milano, per esempio. Dopodiché la cosa ancora più grave è che si vanno a destinare i proventi dalle vendite, dagli incassi, sempre ammesso che riusciate a venderli questi alloggi in un momento di crisi immobiliare e di fermo economico per le famiglie, dopodiché decidete che questi provvedimenti, questi incassi, questi proventi vadano non nel recupero e nella riqualifica dell'esistente e tantomeno nella costruzione di nuove case popolari, bensì al ripianamento della disastrosa situazione debitoria di Aller Milano. Peraltro, ben sapendo, perché chi come me è componente della Commissione Quinta ha audito più volte l'attuale presidente di Aller Milano Lombardi, che gli incassi da questa vendita di alloggi saranno del tutto ininfluenti sull'attuale debito finanziario di Aler Milano. Per cui i cittadini lombardi, e questo è bene che lo sappiano, grazie a questa inopinata iniziativa della maggioranza, si trovano gabbati due volte. La prima volta perché hanno subito una tassazione
che poi è andata nei fondi GESCAL, che ha consentito l'acquisto di patrimonio pubblico e quindi si sono sacrificati. La seconda volta perché Regione Lombardia autorizza la svendita straordinaria di parte del loro patrimonio pubblico, perché questo patrimonio pubblico è patrimonio dei cittadini, non di Regione Lombardia come entità astratta. Quindi poi vi invito anche a fare un giro fuori da quest'aula e a vedere com'è la situazione presso le nostre province, presso le famiglie che non riescono più ad accedere al diritto alla casa. Perché un altro punto che questo articolo elude sono i dati forniti dalla recente bozza di PRERP, il programma regionale di edilizia pubblica residenziale, che è stato stilato per il 2014 fino al 2016, e quindi questi dati che io vi vado ad annunciare non sono i dati del Movimento 5 Stelle Lombardia, ma sono i dati che ci ha fornito in Commissione Quinta, dove stiamo dibattendo il PRERP, la stessa Regione Lombardia. E cosa dicono? Questi dati dicono che il fabbisogno abitativo in Lombardia, le previsioni al 2018, prevedono un incremento progressivo fino ad arrivare al 2018 a un bisogno di 400.000 alloggi popolari, di cui la metà, e ripeto, questi sono sempre dati di Regione Lombardia, riguardano il fabbisogno della sola Milano Provincia e Monza Brianza. Su Milano, che ha una tendenza inversa rispetto alle altre province, dove l'esigenza di case popolari sia più nel territorio provinciale e meno nel capoluogo, su Milano ci sarà un bisogno di 108.000 alloggi e 88.000 alloggi di case popolari nella provincia di Milano. Lo ripeto ancora, questi sono dati della Regione Lombardia. A oggi Aler Milano possiede 68.000 alloggi su Milano e provincia, su 160.000. Allora la domanda a questo punto è: se noi intendiamo svendere parte di questo patrimonio, che siano 1.000 alloggi, che siano 5.000 o che siano 10.000, andiamo a togliere case a chi ha più bisogno. Perché è vero che con il PRERP Regione Lombardia intende investire molto anche nell'ERS, nell'edilizia residenziale sociale o cosiddetta social housing, ma come più volte il Movimento 5 Stelle Lombardia ha ribadito in Commissione Quinta, l'housing sociale è destinato a categorie ben diverse da quelle che usufruiscono dell'ERP, perché sono categorie solventi, in difficoltà temporanea, ma sono solventi, mentre l'ERP va a risolvere il bisogno dei più poveri. E non solo, fra i compiti di Regione Lombardia, che non è un mero pianificatore o costruttore di case popolari, c'è il welfare abitativo. Lombardia, la Regione Lombardia, si prefigge l'impegno di contribuire alla formazione, allo sviluppo dei nuclei familiari. Questo più volte lo avete ribadito anche voi, signori della maggioranza, in numerose occasioni qui in aula. Come mai poi ci si dimentica di questi nuclei familiari più bisognosi, che non accedono più al diritto alla casa? Dunque noi pensiamo che questo sia un approccio pericolosamente miope di Regione Lombardia, perché si vuole fare cassa subito, sarà una cassa ininfluente sul debito, quindi non sposterà il problema, e soprattutto, cosa ancora più grave, abbiamo audito il nuovo presidente dell'Aler Milano poco più di un mese fa in Commissione Quinta. E i colleghi componenti di questa commissione ricorderanno le sue parole. Il presidente Lombardi ci aveva detto, rispondendo a una nostra domanda, che il piano di risanamento aziendale di Aler Milano sarebbe stato pronto a fine giugno 2014. Fra una settimana. E cosa fa il Consiglio regionale? Prima di esaminare il piano di risanamento aziendale, che è quello che dovrebbe farci riflettere sulle misure effettive e sull'efficacia di queste misure per il ripianamento aziendale, decide di portare avanti una misura come quella della vendita straordinaria del patrimonio Aler,
che dovrebbe essere l'estrema ratio. La vendita del patrimonio pubblico dovrebbe essere l'estrema ratio del legislatore, quando tutte le misure approntate non siano efficaci. Pertanto noi voteremo contro questo emendamento, questo articolo, e chiederemo in un emendamento lo stralcio completo dell'articolo 29.